TG Meridiano di Toscana TV, entriamo nel vivo delle nostre notizie, parliamo di nebbia, una nebbia fitta che si è presentata questa mattina nel Fiorentino, disagi all'aeroporto di Peretola ma anche sulle strade, vediamo. Nebbia fitta sulla Toscana e disagi su strade, autostrade e aeroporti. La visibilità davvero molto ridotta sull'autostrada del Sole, segnalata da Barberino di Mugello a Fabro, cioè nell'intero tratto toscano e umbro, ma anche sulla Firenze Mare, sulla 12 tra Pisa e Rosignano. Oltre al consueto traffico intenso verso Firenze, questo ha fatto registrare rallentamenti già a partire da prima dell'alba, sia sulla 11 che sulla Firenze Pisa-Livorno verso il capoluogo. Ma disagi anche all'aeroporto Vespucci di Peretola, dove sono stati cancellati alcuni voli in partenza, quello per Amsterdam delle 6.35, quello per Parigi delle 9.45, mentre il volo per Tirana è segnalato in ritardo, così come i voli per Francoforte e Zurigo. Cancellato anche il volo in arrivo da Parigi delle 9. Nessuna criticità segnalata invece all'aeroporto di Pisa. Andiamo a Empoli, dove nella notte c'è stato un blitz davanti alla sede del PD da parte del Movimento delle Vittime del Salvabanche, che in Toscana raccoglie principalmente soci e azionisti della ex Banca Etruria, per contestare l'operato dei precedenti esecutivi in relazione all'attuale azione del governo Conte per il salvataggio di Carige. Alcuni rappresentanti hanno appeso, come vediamo, uno striscione di fronte alla porta d'ingresso con scritto Banca Etruria 130.000 azzerati, Carige 0 azzerati, vergogna PD. Striscione che poi è stato rimosso. Questa mattina l'azione è stata rivendicata dallo stesso movimento. I risparmiatori uniti di Empoli e tutti gli azzerati dal decreto Renzi non vogliono essere dimenticati, ha commentato la portavoce locale delle vittime del salvabanche, Roberta Gaini. Anche qui ci sono state varie reazioni da parte del mondo politico, anche da parte del sindaco di Firenze Nardella. Insomma, su questo argomento sentiremo molto parlare, insomma, sulla questione Carige. Adesso invece andiamo a Pitti Uomo, a Firenze, che è arrivato alla sua seconda giornata. Qui alla Fortezza d'Abbasso espone un marchio toscano contro Florence di Altopascio, che era fallito, che invece è in ripresa e presenta la nuova collezione. Vediamo. Per conto Florence, quale sarà l'uomo del prossimo inverno? L'uomo del prossimo inverno di Conto Florence riecheggia del passato, del suo stesso passato. Siamo partiti dall'ispirazione montagna, che ha visto Conto Florence brillare negli anni 80-90, al momento della Valanga Azzurra. Quindi è un uomo che porta la montagna in città. I capi urban hanno comunque contaminazioni nello styling e negli accessori della montagna. Siamo partiti come tema di ispirazione proprio dal cappello in piuma, ve lo mostro, è là nel colore nero, nell'arancio, sotto nel rosso, il cappello trapuntato in piuma antipioggia, che era stato brevettato proprio con le orecchie, parorecchie, negli anni 70. Nel 72 ce lo siamo portati dietro declinandolo in vari colori e in vari materiali, e da lì abbiamo aperto una storia alla piuma, al nylon in piuma trapuntato. Tessuti particolari? Abbiamo lavorato su un pattern che riecheggia della forza del nostro logo, quindi è un pattern logato che va a rivestire tutto, dalle fodere all'interno dei cappelli, al sacco tasca dei pantaloni. Questo è un nylon rain, cioè antipioggia, con una stampa flock, effetto appunto velluto, diciamo. Insieme al velluto da donna sono un po' i capi più esplicativi del concetto di collezione. Andiamo a Pistoia, perché un gruppo di studenti pistoiesi è stato ricevuto dall'ambasciatore dell'Ucraina. Sentiamo perché da Patrizio Ceccarelli.
Un gemellaggio fra la scuola media Martin Luther King del quartiere di Bottegone a Pistoia e una scuola ucraina di pari livello, un ponte per aiutare la cultura di pace. Lo ha auspicato Yevhen Perlegin, ambasciatore ucraino in Italia, alle insegnanti della scuola toscana che con alcuni ex studenti sono stati ricevuti nella sede dell'ambasciata a Roma. Studenti e insegnanti hanno consegnato il libro con la storia di Giuseppe Ferri, soldato pistoiese che fra la aprile e il dicembre 1942, durante la campagna di Russia, prese parte alla guerra in territori oggi appartenenti alla Repubblica Ucraina. Territori, ha precisato l'ambasciatore, oggi purtroppo coinvolti in un'altra sanguinosa guerra, di cui in Italia si parla e si sa poco, che contrappone Ucraina e Russia. Il fronte attuale con la Russia, ha precisato l'ambasciatore, passa a pochi chilometri dalle città citate da Giuseppe nel suo diario e questo contribuisce a rendere ancora più commovente la lettura. Alla visita a Roma, voluta dall'ambasciata ucraina, hanno partecipato i 7 studenti che nell'anno scolastico 2017-2018, frequentando la terza media, hanno lavorato sul diario di Giuseppe Ferri, accompagnati da 3 insegnanti responsabili del laboratorio pomeridiano di storia, durante il quale è maturata l'idea di trasformare il diario giornaliero di Giuseppe, scomparso nel 2010, in un libro, Il cuore batte nel pensiero, diario della campagna di Russia, Sarnus editore. Presenti alcuni genitori e anche uno dei figli di Giuseppe Ferri, Roberto, a cui l'ambasciatore si è rivolto per avere maggiori informazioni su questo giovane sergente dell'esercito italiano che ogni giorno per 9 mesi affidò a un piccolo diario in pelle le impressioni su ciò che vedeva e su ciò che provava. La durezza della guerra, le condizioni dei paesi attraversati, la vita quotidiana delle persone, il gelo, la paura, il dolore per i compagni caduti, la nostalgia per la famiglia. Un lavoro importante, ha detto l'ambasciatore, per aumentare la conoscenza sulla storia dell'Ucraina e per diffondere speranze di pace. Ora parliamo invece di una proposta di legge da parte di Fratelli d'Italia per facilitare l'adozione di cani e gatti. Vediamo in cosa consiste. Da un lato ci sono gli animali che sempre più numerosi riempiono i canili e non solo. Dall'altro ci sono persone che magari hanno bisogno, la cosiddetta pet therapy. Fratelli d'Italia ha ideato una proposta di legge che potrebbe mettere insieme le due esigenze, agevolando le adozioni. Sì, è ovvio che ci sono due figure deboli in questa nostra proposta di legge. Sono le persone ovviamente che hanno bisogno di avere d'affetto, ovvero cioè bisogno d'affetto, e altre che possono invece darlo. Pensiamo a tante persone che sono sole e che hanno bisogno di compagnia, ma che possono dare il loro affetto a qualche animale che invece è chiuso in una gabbia di uno dei canili toscani. Quindi noi cerchiamo di mettere insieme queste due situazioni anaffettive e per cercare di alleviare entrambe le parti, ma soprattutto anche per un altro aspetto, che è quello di far costare meno i canili e il mantenimento dei cani e dei gatti, nei cani della Toscana. Costano 5 euro al giorno, costano quasi 6 milioni di euro all'anno ai comuni toscani, dando solo un piccolo incentivo per l'adozione, in particolare per le spese mediche, per la microcippatura, e quindi per chi adotta cani in quei canili, si può fare almeno diminuire del 30-40% questa spesa ai toscani. Quindi si raggiungerebbe più adozioni, meno abbandoni e soprattutto risparmio anche dei costi, che non guasterebbe, quindi più affetto, meno costi. E ora è arrivato il momento dell'ospite, parliamo di telefonia, utile la conciliazione, sentiamo i consigli dall'avvocato dell'ADUC, Associazione dei Consumatori. Cosa fare in caso di controversie relative alla telefonia? Innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare qualora vi sia un problema con la compagnia che gestisce ovviamente l'utenza telefonica, dovremo inviare un reclamo scritto al gestore. A seguito dell'invio del reclamo potremo ottenere una risposta, che però potrà essere anche non soddisfacente, oppure potrebbe anche non risponderci. In questo caso cosa dobbiamo fare?
il nostro ordinamento prevede che si debba obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione al Corecom. I Corecom sono dei comitati regionali che quindi vengono istituiti in ogni regione per la definizione delle controversie relative alla telefonia. Pertanto in Toscana il Corecom competente è il Corecom Toscana. Questo perché il Corecom competente è relativo al luogo dove è ubicata la nostra utenza. E una volta che quindi avremo inviato una richiesta di conciliazione al Corecom, entro 7 giorni il Corecom dovrà provvedere ad inviarci il numero di protocollo della nostra istanza, la comunicazione chiaramente delle parti e dell'oggetto della nostra richiesta ed anche la data e l'ora nella quale saremo convocati per l'udienza davanti al Corecom. Qualora nel caso in cui non ci dovessimo presentare all'udienza e quindi il procedimento venga estinto, non abbiamo possibilità di ripresentare, a meno che in caso di legittimo impedimento non chiediamo che venga fissata una nuova udienza. Qualora invece sia il gestore telefonico a non doversi presentare, verrà comunque redatto un verbale di mancata presentazione. All'udienza vi sarà quindi un referente Corecom in funzione di mediatore che dovrà cercare di dirimere la nostra controversia. La controversia che potrà chiaramente anche riguardare eventuali indennizi che ci possono spettare in caso di mancata qualità del servizio, oppure sospensione del servizio, irregolarità nel servizio, insomma tutta una serie di problematiche, oppure bollette non dovute, importi non dovuti. In questo caso, qualora la conciliazione riesca, verrà redatto un verbale che avrà valore di titolo esecutivo. Questo significa che qualora nel verbale venga inserita la previsione che ad esempio il gestore dovrà rimborsarci tot euro e nel caso in cui il gestore non lo faccia, avremo già un titolo esecutivo perfetto che potremo immediatamente azionare per poter vederci rimborsate le somme dovute. Questa procedura è una procedura che ha dei tempi anch'essa abbastanza brevi, perché appunto nei 7 giorni deve essere già data indicazione dell'udienza, che comunque deve essere fissata entro i 30 giorni dal Corecom, e quindi la procedura di solito si conclude nei 30 massimo 60 giorni. Qualora non dovessimo raggiungere una conciliazione, quindi venisse redatto un verbale negativo, potremo scegliere se adire il giudice ordinario oppure se nuovamente adire il Corecom, stavolta in fase di definizione. Cosa vuol dire in fase di definizione? Vorrà dire che in questo caso non sarà più il Corecom a svolgere una funzione conciliativa, ma svolgerà una vera e propria funzione di organo giudicante e quindi poi deciderà chiaramente per l'uno o per l'altro con un provvedimento che avrà valenza di titolo esecutivo. Per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.